Bambini, oggi per voi abbiamo scelto un libro cuoricioso. Si può dire senza voce. Tutti gli animali hanno una voce con cui possono dimostrarsi affetto e dirsi cose carine. Il cane abbaia, i cuccioli rispondono. Il gatto miagola, i gattini anche. La gallina chioccia, i pulcini pigolano. L'uccello canta, gli uccellini anche. La mucca muggisce, i vitellini rispondono. La pecora bela, gli agnelli anche. Il cavallo nitrisce, i puledrini rispondono. Il lupo ulula, i lupacchiotti anche. La tigre ruggisce, i tigrotti lo fanno a modo loro. L'elefante barrisce, i piccoli elefanti ci provano come possono. E la giraffa? La giraffa non ha voce e la piccola giraffa ancora meno. La giraffa però ha un collo molto molto lungo, tanto lungo da poter accarezzare la sua giraffina. Una volta una piccola giraffa ricevette molte carezze dalla mamma. Le piacquero così tanto che dopo le insegnò un piccolo elefante. L'elefante le insegnò alla sua amica tigre, la tigre al lupo, il lupo al cavallo. Pian piano impararono anche tutti gli altri. Da allora tutti gli animali sanno che si può dire senza voce: ti voglio bene, mamma, ti voglio bene, papà. Vi vogliamo bene!